Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così fedeli per l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così freneti per l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci. Lucio, la prego, la smetta ora. La smetta, per l'amor di Dio. Cos'è successo? Cosa è successo? E me lo chiede. Ha mezzo accoppato il signor Herman e gli ha sfasciato la telecamera. Dovrò pagargli i danni. E poi ha cominciato a strappare di dosso i vestiti alla signora Herberts. Ma cosa l'hai preso? Oh mio Dio, ho avuto un incubo. C'era un nazista che riprendeva un'orgia e girava, girava. C'era chi faceva l'amore, chi si drogava. E poi all'improvviso si è messo a riprendere una scena terribile. C'era una donna stesa sul biliardo e le tiravano una palla nella... Ma ha capito bene dov'è? Oh, era orribile. Su, vada là dentro a scusarsi. Cioè io tento sempre di essere un terrorista del genere, cioè nel senso sto dentro, però ogni tanto metto la bomba che tenta di deflagrare il genere. Infatti ne ho trascorsi tanti di generi. L'orrore è pura idea. Sette case dell'inferno, una villa accanto al cimitero dove sotto c'è un mostro, io parlo dei miei, c'è un mostro che uccide le persone. Chi c'è là sotto? Che cosa vogliamo capire? Che cosa vogliamo sapere? C'è un mostro, una persona che uccide, è uno di loro, è il marito, è la moglie. Il dubbio è la base dell'horror e del thriller. Io ritengo che al di là che tutti considerano il mio capolavoro, nasce da uno che non lo è, ma comunque nasce da un'idea centrale giusta, una casa costruita sulle sette porte dell'inferno, partendo da un'idea centrale, poi l'horror si sviluppa per conto suo e poi va avanti. Vai avanti con gli effetti, vai avanti con le situazioni e con l'invenzione. La fatica lì è l'invenzione degli effetti, in quanto, essendo nel periodo nostro l'horror scopiazzato dagli americani, scopiazzato e riciclato, gli americani sono i più grandi riciclatori che esistono nella storia del cinema, adesso ormai sono arrivati a fare il remake, ma prima riciclavano, e allora eravamo costretti a inventarci ogni volta qualche effetto un po' diverso. Lucio Fulci è un regista non facile da descrivere ai giorni nostri, è stato riscoperto e più volte citato da Quentin Tarantino, ma durante gli anni 60 in Italia era considerato un regista di genere, nel senso
un regista al quale potevi assegnare qualsiasi genere di film, e lui si sarebbe sicuramente potuto adattare, dall'horror alla commedia, dal thriller al western. C'è da ricordare che all'epoca, in Italia, si faceva il regista soprattutto per vivere, cercando di girare quanti più film possibili l'anno, e anche se Fulci, agli inizi, era ben visto da tutti i più grandi registi dell'epoca, esordì sui grandi schermi con la commedia I ladri, che non ebbe il successo sperato. Essendo in quegli anni anche scrittore di testi musicali e avendo scritto 24.000 baci e Il tuo bacio è come un rock lanciando Adriano Celentano, Fulci porterà in Italia il musical scrivendo I ragazzi del jukebox e Urlatori alla sbarra, che riscuoteranno un successo già più importante. Negli anni 70 Fulci conobbe in un festival dell'avanspettacolo Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, con i quali girò una dozzina di film, facendoli conoscere al pubblico come il duo comico Franco e Ciccio. Il primo fu I due della regione, ne seguirono molti altri, dai due parà a 002 agenti segretissimi, fino ad arrivare a Il lungo, il corto, il gatto e Come rubammo la bomba atomica del 1967. Nel 66 invece, periodo dove Leone aveva sdoganato il western italiano, Fulci scrisse uno dei western più violenti di sempre, cominciando a mostrare la sua vera indole, con Le Cotte cantarono e fu tempo di massacro, di cui anche Django di Tarantino ha molti riferimenti. Un altro genere a cui Fulci è stato molto legato è il thriller. Dai suoi primi lavori traspare una vena hitchcockiana, come In una sull'altra e La lucertola dalla pelle di donna, del 1971. Che ebbero un successo considerevole. L'anno dopo, invece, scrive uno dei suoi film più amati, Non si servizia un paperino, considerato uno dei suoi capolavori, con Barbara Boucher e Florinda Balkan, che muore in una scena più volte riproposta dal cinema moderno, con l'assassinio e la violenza accompagnate in sottofondo da canzoni melodiche. Nel 1975 Fulci passa ancora per un western, I quattro dell'Apocalisse, prima di arrivare nel 1977 ad un altro giallo capolavoro, quale Sette noti in nero, la cui musica è stata riproposta da Tarantino in Kill Bill. Superbamente ormai capace di eccessi senza mai risultare banale, scrive il film successivo, che è considerato una delle pietre miliari dell'horror italiano. Zombie 2, la scena dove viene perforato un occhio ad Olga Carlatos con un pezzo di legno, è entrata negli annali del cinema horror italiano, per la sua violenza estrema e sconvolgente. La scia splatter continua e si perfeziona con Luca il contrabbandiere, dove la violenza è il motore di questo film. Continuerà Fulci in questi anni con una lunga serie di horror, da Paura nella città dei morti viventi, passando per L'Aldea, Lo squartatore di New York e finendo con Manhattan Baby. Si cimentò nel 1983 con il genere fantasy e post-atomico, I guerrieri dell'anno 2072, ispirato al 1997 Fuga da New York, e Conquest, ispirato a Conan il Barbaro. Affetto da una malattia, Fulci trascorre gli ultimi anni dirigendo film per la televisione italiana. Messo sotto contratto da Berlusconi, veniva finanziato con pochi spiccioli e molte volte non veniva neanche mandato in onda. Morirà mentre preparava il ritorno sul grande schermo con il rifacimento della Maschera di Cera, che non riuscirà a terminare a causa di un attacco diabetico. Eccoli qui, Wallace Generation, let's go away, let's go away.
Allora che succede? Che succede in regia? In regia questa sera abbiamo il maestro Bruno Micheli, che si occupa della parte musicale, ed Enrico Lucidi per la parte tecnica, e ci sono tutti di Sergio Dottisti. E questo lo dedichiamo a Maria Rita. La regia mi ha lasciato un po' di bianco, è arrivato il momento. Ornella Vanoni. Difficile, inutile.